Benvenuti in una nuova puntata del Canto Domani, la rubrica dove parlo degli anime che solitamente canto. Per chi ancora non lo sapesse, oggi esce la recensione e domani c'è la canzone. Oggi parliamo di JoJo Stone Ocean, vi rendete conto? Una serie che parte in maniera scoppiettante, quasi con un rumore assordante. Sono perduta, è tutto finito. Una delle guardie di questa prigione ieri notte mi ha vista di sicuro. Cosa intendi quando dici che ti ha visto? Praticamente, come faccio a spiegartelo? Ecco, mi ha visto fare una cosa che inizia con la M. Gilda, qual è quella cosa che inizia per M che sarebbe meglio nascondere alle guardie? La monetizzazione? Masturbazione! Stava monetizzando? No! E dopo questo inizio nemmeno noi. Lei è Jolin Kujo, la figlia di Jotaro Kujo. E lei che cos'è? Sei un'indovina. Più o meno, lei diciamo che riesce a capire sempre la persona che si trova davanti e riesce sempre a fare delle ottime scelte. Per esempio, il suo fidanzato si chiama Romeo. Romeo, che cosa fa insieme a Giulietta? Però lei si fida di questo Romeo e infatti dopo l'incidente sto Romeo che gli dice: non chiamare nessuno! Non possiamo fuggire! Quest'auto è una prova! Possiamo dire che ci è stata rubata! Ma tu che fai, Jolin? Te fidi? Jolin, i procuratori ritengono che tu abbia rubato un'auto in stato di ebbrezza e poi investito un uomo. Sai benissimo che è sicuramente morto sul colpo! E tu, Jolin, che fai? Te fidi? Questa corte non può perdonare il fatto che la vittima, che era ancora viva, sia stata uccisa deliberatamente e poi gettata in una palude. L'avvocato che sta a lavorare per te, Jolin, tu che gli vuoi dire a st'avvocato? Farà meglio a difendermi, anche a costo della vita, io la pago! Naturalmente sì. Sì? Tu sei l'unico che paga st'avvocato? Te fidi? La persona che dovresti ringraziare è il tuo ricchissimo padre, caro mio. Sei un'indovina. Ma c'è sta un filo lavorando, più o meno. Infatti finisce in carcere per lavorarci meglio con sto filo, che è il suo potere. Un potere scaturito dal ciondolo che gli ha dato il padre. Lei dà un nome a sto potere, lo chiama Stone Ocean. Che lavoro fa il padre? L'oceanografo. Anche un cieco vedrebbe il collegamento. Peccato che nessuno aveva visto la figura di un cieco come il mandante dell'incidente con cui inizia la serie. Vi rendete conto che rete assurda? Peccato che ce lo dice Jotaro. Grande Jotaro, arrivi, porti tu via in una sala, grandissimo tempismo, spieghi tutto, grandissimo tempismo. Solo che non mi spiego una cosa, perché tu non fermi il tempo? Cioè tu fermi il tempo quando tu via è già colpita. Star Platinum, the world! Ferma il tempo! Non fermi il tempo per spaccare sto cosetto che vola. Il problema è che se ci muoviamo per attaccarlo, lo stand rivelerà subito la nostra posizione. Ma se fermi il tempo, si ferma anche l'aria. Cioè, tutto sto tempismo. Poi te le devo spiegare io, Jotaro. Quando è che devi attaccare tu? Ora! Il tempismo, Jotaro! Sembra che non ci stia a capo in cazzo, Non ho la minima idea di quello che sta succedendo. Ce ne eravamo accorti! No, aspetta, qualcosa non quadra. Jotaro così stupido? Cioè, Jotaro non può essere così stupido. Appare nella serie e fa la figura del pesce lesso. Qualcosa non quadra, capito? Questa non è la realtà. E forse anche un cieco se ne sarebbe accorto. Siamo caduti in una trappola e abbiamo cominciato ad avere delle allucinazioni. Ma io dico, come ci si può salvare da un'illusione? Concentrarsi sul dolore. Vuoi forse dirmi che hai focalizzato i tuoi pensieri sul dolore fisico per proteggerti dal Demon Sai? Anche un cieco vedrebbe il collegamento. O te ferisci o c'hai una botta de culo. Se ci siamo salvati è soltanto grazie a questo. A meno che non fai come Jolin, che lei si ferisce con un osso di culo. Nello specifico è un osso sacro. Ora, da lì in avanti in sto carcere succede un macello, perché sta povera fiorella non farà altro che andare a fa schiaffi con 2000 nemici per riprendere i CD che hanno rubato al padre. Ah, non capite la gravità della situazione? Se non capite la gravità è colpa sua. Vuol dire che l'ha azzerata, non c'è più gravità. Ah no, e questo è uno dei tanti nemici che c'è nel carcere. Raga, per forza, ormai da qui in avanti Jolin fa una vita del merda. Cioè, la vita nel carcere è difficilissima, ma anche per noi che siamo fuori, la vita sta diventando troppo dura. E quindi la serie ci viene incontro, ci dà degli insegnamenti. Fatevi ridare i soldi che avete prestato. Ma certo, ti devo un dollaro, no? Allora, ce l'hai. E basta!
basta, adesso mi hai proprio stancato. Se ti ho detto che te lo ridò dopo, forse vuol dire che adesso non ce l'ho, non ti pare? Quanto sei tirchia, rilassati! Oh, quanto sei tirchia a chi? Sempliciotta, Mario Draghi ha aumentato le bollette del 50%. Ah, ma con chi parli? Oh? Le previsioni ci dicono che dal 1 gennaio la bolletta del gas avrà un balzo del 50% e quella dell'elettricità tra il 17% e il 25%. Oh no! Oh, che... Ah, adesso ti caghi addosso che hai letto quanto sono aumentate le bollette, eh? Una volta che vi siete fatti ridare i soldi, nascondeteli in un posto sicuro! Ho messo 5 biglietti da 20 in un seno e 2 biglietti da 50 nell'altro. Gilda! Ma noi i soldi che abbiamo risparmiato il mese scorso, dove li abbiamo messi? Tu non ti preoccupare, tranquillo. Sì, sì, tranquillo. E lei dava la colpa al ciclo. Ecco perché ce l'ha così grosse. Un altro insegnamento che ci dà la serie è che l'acqua è il maggior costituente dell'organismo umano. Pensate che in una donna normale, però, l'acqua non conta così tanto perché è solo il 50% del peso corporeo. Quindi, cioè, non è che conta tanto. Il mio corpo in realtà... Dicevo che per l'acqua, che è la cosa più importante, la donna poi non conta tanto perché è solo il 30% dell'involucro di carne. Tutto il resto è acqua. La cosa più importante... Sono io. È l'acqua. Allontanati subito dalla mia acqua, hai capito? Dopo tutti questi insegnamenti, comunque la serie ci lascia delle domande. Qualcosa che non abbiamo ancora capito. Perché uno degli Avenger è il cattivo della serie? Perché Tempesta degli X-Men, che ha lo stesso potere del Weather, non ha mai fatto piovere delle rane velenose? Perché per 2 puntate intere tutti i personaggi della serie giocano a baseball e si lanciano sta pallina a destra e a sinistra, quando c'è un unico personaggio vestito da giocatore del baseball che non può lanciarla a nessuno? Perché nessuno si chiede come sarà sta sigla in italiano? Perché lo scoprirete domani alle 19:30. E non mi fermo.